quello che ai miei occhi sembra un fatto particolarmente grave. Io ho la sensazione, ma voglio condividerla con voi, che questo potere impazzito che si è riunito intorno al grembiule del venerabile Draghi, non potendo riuscire ad annullare completamente la capacità di resistenza di persone come noi, stia alzando il tiro in maniera pericolosa. E i segnali di questo aumento del livello di pressione diventano ogni giorno più evidenti. E allora voglio dire in maniera chiara ai signori che gestiscono l'ordine pubblico in questo paese, signori che hanno una storia, perché questo paese ha una storia, fate molta attenzione a non pensare di riproporre oggi atmosfere conosciute dagli anni 70 in poi, quando elementi deviati dello Stato, infiltrando la pacifica protesta, hanno provato a criminalizzare un'area intera. Non provateci con noi. Bravo! Bravo! Cari amici, io giro le piazze da oltre un anno. Ho girato da nord a sud. Non mi è mai capitato nel corso della mia vita di trovare in tutte le piazze dei resistenti persone migliori di quelle che trovo anche qui oggi. Persone pacifiche, sensate, sorridenti, dignitose, leali, capaci di sopportare sofferenze indicibili nonostante la vergogna grottesca di un potere che non ha limite. E di fronte a questo dato di fatto non vi consentiremo di mostrificarci e di avviare per il tramite di giornalisti corrotti una campagna di demonizzazione propedeutica all'infiltrazione dei soliti servizi deviati che da Piazza Fontana in poi hanno insanguinato questo paese. Sappiate che non siamo più negli anni 90 e abbiamo capito bene come avete imparato a muovervi. Bravo! Voglio dirlo in maniera ancora più chiara: se c'è un potere eversivo e terrorista in questo paese è a Palazzo Chigi. E se c'è qualcuno che ha una storia da farsi perdonare, avendo lasciato ovunque impronte in ogni vicenda sanguinosa della storia di questo paese, ebbene quelle stanze, quelle impronte sono al Viminale. Bravo! E se volete essere ancora più precisi, facciamo i nomi e i cognomi e chiediamoci chi è stato a depistare le inchieste sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio mentre Mario Draghi era sul Britannia a dividere questo paese in compagnia dei suoi amici banchieri d'affari. Chi è stato? È stato il prefetto Arnaldo La Barbera, uomo SIS. Chi è stato ad organizzare la mattanza di Genova? Anche allora funzionale all'interruzione sul nascere di un'area di contestazione che aveva colto per tempo i limiti e i drammi della globalizzazione. Siete stati sempre voi. E nonostante il tentativo coraggioso della Procura di Genova di allora di inquisire e condannare boiardi di Stato coperti ai massimi livelli da circuiti di potere atlantici che, state attenti, oggi non vi coprono più. Le stesse persone condannate con sentenza passata in giudicato per avere torturato e demonizzato gente che protestava pacificamente sono ancora lì nelle stanze del Ministero. E noi sappiamo che un potere impunito può rifare oggi quello che ha già fatto ieri, ma non staremo zitti e non abbiamo paura di voi. Se volete venire a prenderci, venite mostrando il vostro volto feroce. Saremo pronti ad offrirvi il petto. Ma di sicuro una cosa non potete chiederci: quella di vivere da schiavi silenti in un mondo fondato sulla menzogna che punta a disumanizzare le coscienze, a renderci rotelline metalliche di un sistema invisibile
che copre attraverso il perbenismo comunicativo una violenza sostanziale che questo paese mai ha conosciuto. Parliamo del clima che si respira in questo paese, il clima che hanno costruito i signori buoni, quelli che odiano la violenza, quelli che si infastidiscono se usiamo parole più violente, perché sono delicati, sono carini, sono buoni. Vedete Speranza com'è pallido, sembra se uno viene voglia di fargli una pastina, mangialo bene, no? Perché sei tutto bianco, facci un emocromo, no? Ti viene da accarezzarlo. Come, a chi verrebbe mai di parlare, di gridare di fronte a Robertino Speranza, no? C'è un grembiolino, lo pettina, lo manda a scuola, gli mette una cartellina, ma siamo cattivi a dire cose brutte a una persona così caruccia, no? Pure un bel fisico, il schiaccio, sta bene, perché aggredirsi, no? Queste persone si infastidiscono se noi alziamo la voce. Ebbene, queste stesse persone hanno costruito un vero e proprio apartheid, hanno condannato alla disperazione generazioni intere di ragazzi che hanno perduto il senno, generazioni intere che sono oggi costrette a vivere una dimensione di paura permanente. Ma loro coprono questa realtà, facendo finta di farlo per il bene di tutti noi. Perché di fronte al pericolo che cresca l'emergenza sanitaria, quella stessa gente che ha passato gli ultimi 30 anni a chiudere gli ospedali, a licenziare i medici, a bloccare il turnover, a devastare la salute dei pazienti, ebbene quella stessa gente ci dice oggi, senza avere mai spiegato il perché ha cambiato filosofia, che può distruggere l'intero tessuto economico pur di non vedere qualcuno di noi raffreddato. Ma chi vi crede? Quale sesso vi crede? Voglio dirvi poi un'altra cosa, cari amici. Queste persone così delicate, così dolci, impediscono il libero esercizio di critica, impediscono che i medici possano esprimere una parola secondo coscienza. Io ho visto persone miti, garbate, quelle sì per davvero, delicate e per bene, venire inseguite, colpite, sospese, minacciate dagli ordini dei medici, trasformati in cosche di mafia, pur di colpire i dissidenti che osavano dire una parola di dissenso. La paura che ho letto negli occhi di medici che ti dicono sottovoce, è vero che il protocollo è criminale, ma non farmelo dire, quella stessa paura l'ho respirata solo negli anni 90 nelle zone di mafia durante le faide. Avete creato un potere mafioso. Mafiosi! Vergogna! Tutti i poteri che si fondano sulla paura e sul silenzio si chiamano tecnicamente poteri mafiosi. E se i medici hanno paura di dire la verità è perché sono ricattati, perché sono violentati, perché sanno di avere a che fare con uomini che non hanno senso del limite. Cosa si può fare di fronte a questa situazione? Il primo invito che io mi sento di rivolgere ad ognuno di voi è quello di non perdere mai la speranza di cambiare rapidamente i rapporti di forza. Ma questa speranza non è il risultato di un mero desiderio, è il risultato della nuova consapevolezza che ci porta qui a stare insieme, creando una condivisione intellettuale che si trasforma in forza politica democratica che si scaglia contro la barbarie al potere. Bravo! E guardate, cari amici, che non siamo soli. Mentre nel mondo la narrazione pandemica crolla sotto i colpi di divergenze insanabili, di fallacie evidenti, di menzogne macroscopiche, solo in Italia Mario Draghi continua a colpire la gente su mandato di Schwab e dei suoi burattinai per averne in cambio il trono del Quirinale. Non te lo daranno comunque, hai fatto il lavoro sporco per nulla. Bravo! E vorrei dire a quegli idioti
che sono più realisti del re, che hanno avviato una campagna di lecchinaggio spinto, più di quei giornalisti che alla Calboni gridavano "è un bel presidente" mentre entrava Draghi, e alle tante signorine Silvani che sculettano quando passano i ministri alla brunetta, ai tanti e comunque di sicuro affascinanti. Sappiate che il vostro tempo sta per finire. Nella prossima legislatura chiederemo la creazione immediata di una commissione parlamentare d'inchiesta che indaghi sui crimini di questi anni con la stessa forza delle commissioni che in passato hanno fatto luce sulle stagioni peggiori. Bravo! E sappiate che il tempo gioca dalla nostra parte, perché noi sappiamo e non dimentichiamo, perché noi combattiamo nel nome di un'idea e non nel nome di un interesse, mentre voi, abituati a servire soltanto le ragioni del più forte, verrete strisciando quando capirete che la forza siamo noi. Bravo! C'è un aspetto spirituale intorno a quello che accade, c'è un chiaro tentativo maturato da alcuni ambienti assorbiti da una spiritualità tenebrosa, così inebriati da credere di poter costruire una sorta di controcreazione, di ricostruire un'umanità secondo criteri che loro reputano idilliaci. Quello che loro vogliono fare somiglia tremendamente alle atmosfere di quel famoso libro distopico di Huxley, Il mondo nuovo. Loro pensano davvero di poter portarci dentro l'epoca della pacificazione permanente, fondendo la nostra anima e i nostri sentimenti con le macchine e con l'intelligenza digitale. Ma noi uomini siamo e uomini resteremo nonostante i vostri tentativi malefici. E anche se siete riusciti ad assoldare il principale rappresentante, la più grande autorità morale dell'Occidente, ovvero Bergoglio, sappiate che la gente ha capito lo stesso, nonostante le parole di questo vescovo, che serve Pfizer anziché Gesù Cristo. È fortuna che ci sono uomini anche lì come Carlo Maria Viganò che combattono una controchiesa mentre noi combattiamo il controstato. Voglio poi rivolgermi agli amici vaccinati. Non siete nostri nemici, non abbiamo nulla contro di voi, non vogliamo cadere nel tranello del regime, non vogliamo dividerci in tifoserie. Vi chiediamo una sola cosa: ragionate secondo criteri razionali e logici, recuperando un pensiero che a partire da Aristotele spiega che la stessa cosa non può contemporaneamente essere e non essere. Non possono aumentare i contagi e contemporaneamente dire la vaccinazione di massa ha funzionato. Sono due cose che non possono stare insieme. Se una cosa funziona, il malato guarisce. Se la malattia peggiora, la cura non ha funzionato. Non serve ascoltare Ilaria Capua, Fabrizio Pregliasco, che dovrebbe essere in galera anziché in corsia dopo quello che ha combinato. Io vi domando, diamo pure per buono che nessuno di questa gente caduta nel tranello costruito dal potere possa pensare fino in fondo che esistono oligarchie così malvagie da costruire una narrazione completamente fasulla, utile per tenere dentro una spirale di paura popolazione intera. Ebbene, diamo pure per scontato che voi non siete in grado di assorbire questa realtà.
Ma passati 2 anni dall'inizio di questa follia, nel momento in cui loro stessi vi dicono che l'unica soluzione è sottoporsi per sempre, ogni 3-4 mesi, al rito del siero che salva, chi di voi può dirsi tranquillo? Chi di voi può serenamente affidarsi ad un potere che dice direttamente di non sapere quello che fa? Questa è scienza! Questa si chiama scienza! A me pare scemenza, non scienza. Vorrei poi chiedere a quelle mamme che portano beote i bambini di fronte ai centri vaccinati, che portano i loro figli in mano, in braccio a questa nuova divinità pagana che ci dovrebbe offrire la salvezza e l'immortalità. Ma cercate di ragionare, di studiare direttamente, salvaguardate questi ragazzi che non hanno alcun bisogno di essere sottoposti a questa misura farmacologica. Ragionate, pensate. E ragionate intorno ad un punto preciso, ovvero che a che ne dicano gli idioti che in TV bollano come complottisti e negazionisti quelli che ragionano. La storia è piena di intenzionalità malefiche, non siamo Alice nel paese delle meraviglie, sono esistiti ed esistono gruppi formati da uomini che perseguono finalità maligne. Questo tempo è appaltato al male prima che alla politica. Però se uno prova a ragionare, no, se uno magari va, ora mi ha invitato Floris, mi ha chiamato Floris, uno dei suoi redattori qualche giorno fa, mi dice guardi, se vuole venire di martedì, io me la sono tirata un po', detto, vabbè, ragioniate, no, sembrava che volesse andare direttamente, detto, fatevi risentire, ho detto no, ma vorremmo discutere anche con voi, ecco, come se fossimo una razza, no, a parte, insomma, uno dice... Ho detto guardi che io non mordo, cioè vengo in borghese, cioè vengo. State tranquilli, insomma, ma lei posso partecipare, se mi fate venire in mezzo a voi, ogni volta che qualcuno prova a fare un ragionamento che esula dal copione che loro hanno preparato, allora spuntano sempre quei simpaticoni tipo Parenzo, tipo quell'altra come si chiama, Lucarelli, no? Tipo Gecchi Paone, cioè, noti scienziati al cui confronto Montagnier, Malone non sono nessuno. Chi di voi crederebbe a Montagnier e non a Gecchi Paone? Solo un complottista. Allora stanno lì subito, dicono ah ma lei è un complottista, ma lei inventa le cose, ma lei è un terrapiattista. Allora questa gente probabilmente è convinta del fatto che il potere non mente mai, che esiste solo la verità, che tutti gli uomini hanno sempre operato solo per ragioni di filantropia, che nella storia non c'è mai stata, non so, una presa della Bastiglia, una guerra mondiale, nessuno ha mai bombardato l'Iraq, l'Afghanistan, hanno fatto sempre tutto per amore. E allora chiudete le facoltà di sociologia, se non esistono gruppi di pressione, non esistono stratificazioni sociali, non esiste chi usa gli strumenti di produzione per assoggettare i più deboli, che cosa le tenete a fare? Chiudetele queste facoltà. Diciamo sempre che chi comanda è buono, perché è messo lì da Dio, fondiamo un nuovo feudalesimo digitale e finiamola di fare finta di rispettare un libero pensiero che viene quotidianamente negato proprio da quelli, giornalisti da strapazzo, che dovrebbero difenderlo. Bravo! Bene, cari amici, vado verso le conclusioni perché vedo che siete tutti con le mani in tasca, assiderate. No? Poi magari uno stasera dice no, non riesco a mandare il messaggino perché Toscano non la finiva più di parlare. Quindi per evitare di essere nei vostri peggiori pensieri serali vado verso le conclusioni. Noi dobbiamo riuscire a ricostruire i luoghi solidi della politica. Questo periodo pericoloso, cattivo, per certi aspetti folle, grottesco oserei dire, avevano preparato un DPCM qualche giorno fa, poi l'hanno ritirato, non so chi di voi l'ha letto, no? Era più o meno così, cioè il Novax può andare al supermercato, può prendere i rigatoni ma non il sugo, no? Può prendere lo spazzolino ma non il dentifricio,
i pelati con la mano sinistra ma non con la destra, i soffricini sì ma gli spinaci no, cioè, allora, sembrano barzellette queste, no, è vero, la differenza tra lo scottex e la carta igienica è vero. Allora, di fronte ad un potere, allora, a me veniva in mente quel film La vita è bella, ve lo ricordate, quel film che io Benigno non lo sopporto, però insomma quel film me lo ricordo, dove a un certo punto, mentre lui era lì, no, recluso con gli altri discriminati, perché così si chiamano, come siamo noi oggi, discriminati erano anche allora. Allora c'era quello lì, il gerarca nazista, che piangeva perché non sapeva come faceva, se faceva cucù, cicì, con una specie di animale, no? Questi sono uguali, cioè questi sono uguali, di fronte ad un paese al collasso, di fronte ad un paese distrutto, di fronte ad un paese dove milioni di persone sono uccise oggi sul piano sociale e giuridico e domani potrebbero esserlo sul piano fisico, e vi spiego perché non è un'iperbole questa, dobbiamo stare attenti, difenderci e prepararci a tutto. Perché storicamente, ogni qualvolta il potere politico ha iniziato a dividere le persone fra noi e loro, fra chi può frequentare luoghi sociali e chi no, fra chi ha diritto di lavorare e chi no, chi ha diritto di esercitare diritti naturali e chi no, questa frattura difficilmente sarà sanabile sul piano semplicemente politico. E siccome questi apprendisti stregoni hanno evocato forze che potranno travolgere loro stessi, potrà presto venire un potere peggiore perfino di quello rappresentato oggi da Draghi e Speranza, impazzito fino al punto da alzare ulteriormente il tiro contro chi ha resistito fino in fondo. Ma sappiate che ci troverete sempre qui, liberi, coraggiosi, fieri. Noi non entreremo mai dentro i vostri schemi. Ve ne dovete fare una ragione. Se avete il coraggio, se avete il coraggio, gettate la maschera e comportatevi come i vari Pinochet e Videla, che erano dittatori come voi, ma a differenza vostra erano meno ipocriti e non si facevano chiamare difensori dei diritti umani. Bravo! Bravo! A proposito di diritti umani, dove sono quelli girotondi, quelli che ce l'hanno sempre con Putin, no? Dove sono? Dove siete? Dove siete tutti quelli che erano, insomma, se... che ce l'avevano con la discriminazione, che ce l'avevano... Dove siete finiti ora? Dove siete finiti? Avete fatto impazzire la gente. A me è capitato tempo fa di entrare, stavo andando a Trieste dall'amico Puzzer a fare un comizio, mi ero fermato in un autogrill vicino, appena arrivato in Veneto, per prendere un caffè, avevo dimenticato la mascherina. Allora, appena la commessa mi guarda, diventa come, insomma, quella del film L'Esorcista, comincia a muovere, aveva tutti dei movimenti involontari del viso, muoveva le orecchie, cambiava colore. Allora, mi ha impressionato, perché io sono pur sempre un uomo sensibile. Non sapendo come difendermi, distinto, agguanto un cornetto e lo porto alla bocca. E lei in quel secondo si calma come se uno spirito di sapienza fosse sceso su di lei. Sono pazzi o no? Sono pazzi o no? Sono pazzi, quindi non, anche voi, anche secondo voi sono impazziti. E allora fate una cosa, oltre che aumentare i posti letto, aumentate i reparti di neuropsichiatria, perché avete costruito una serie di folli, ossessionati e isterici, che non capiscono e non capendo se la prendono con chi come noi invece ha capito. Bene diceva l'amico Pino Cabras, dobbiamo recuperare i luoghi solidi della politica. Pensare di rinunciare alla partecipazione delegando soltanto i finanzieri e gli usurai internazionali è stato il più grande errore che abbiamo commesso negli ultimi 30 anni. Riprendiamoci quello che è nostro, i luoghi della partecipazione, i luoghi della decisione, i luoghi della costruzione politica, cacciando questi lestofanti dal tempio, venduti ai banchieri internazionali, e ricostruiamo una democrazia insieme dal basso, per l'uomo e contro questi usurai. Bravo! Vi dico infine di resistere, perché questi balordi,
come ogni potere che sa di avere i giorni contati, stanno esprimendo adesso il massimo della violenza, ma proprio mentre i colpi sembrano più forti, io vi dico che il loro potere scema e a breve con la nostra passione, il nostro ingegno, il nostro coraggio, la nostra forza, ricostruiremo su base etiche e morali prima che politiche un paese sventrato da un manipolo di delinquenti. Grazie. Grazie, grazie Francesco, grazie Francesco.